Salve amici. Siamo tutti abituati a usare i ponti. Quelli ferroviari, quelli sopra i fiumi, anche quelli su ripidi burroni. Ma se soffrite di vertigini, occhio a questi qui. Sky Bridge, Langkawi, Malesia. Il ponte Langkawi è stato costruito nel 2004 e aperto al pubblico nel 2005. È il ponte con un solo sostegno più alto del mondo. Si trova a 700 metri di altezza su una gola tra i monti Ganung. Tutto il ponte è effettivamente appoggiato su un unico alto sostegno di metallo. Il peso è diviso in 8 parti fissate a questo sostegno. È di fatto sospeso sopra un burrone e la cosa fa un certo effetto nei giorni ventilati. È lungo 125 metri, largo circa 2 e unisce le due cime dei monti Ganung. Ai lati sono situate piattaforme triangolari dove poter ammirare la fantastica vista sull'isola, il mare delle Andamane e le isole vicine. La forma del ponte permette di vedere il paesaggio da diverse angolazioni. Ponte Kwandinsky, Russia. Nel territorio del lago Baikal, al confine con la Repubblica di Buryatia, si trova il villaggio Kwand, la piccola capitale dell'autostrada Baikal-Amur, come veniva chiamato 30 anni fa. Il villaggio sta pian piano scomparendo, ma vicino a Kwand c'è qualcosa di molto particolare che attira ogni anno tantissimi turisti e viaggiatori. È il ponte per auto attraverso il fiume Vitim. È lungo 560 metri. L'altezza dal livello medio del fiume è di 15 metri. È pavimentato con comuni traverse di legno ferroviarie disposte trasversalmente alla circolazione. In alcuni punti le traverse sono riempite da assi, ma negli ultimi anni gli assi rotti non sono stati sostituiti, per cui rimangono solo le lastre d'acciaio a reggere la costruzione. Beh, reggere è un parolone. Attraversare questo ponte è un compito non banale, persino per gli autisti del luogo. Le traverse si muovono, non vengono fatti controlli come un tempo, e mentre d'inverno si può passare per il ghiaccio, in primavera, estate e autunno non c'è un'altra strada, solo il ponte. È difficile soprattutto per i motociclisti. È particolarmente fastidioso un giunto al centro. Il ponte sospeso Titlis Cliff Walk, Svizzera. Nella località sciistica svizzera di Engelberg si trova il ponte sospeso più alto del mondo. Un miracolo ingegneristico costruito a un'altezza di 3020 metri sul livello del mare. Ha ottenuto il suo nome in onore della cima montuosa Titlis, uno dei primi luoghi al mondo in cui è stata inaugurata una funivia. La passeggiata per il ponte traballante è di circa 150 passi sui ghiacciai e sotto i piedi, se si ha il coraggio di guardare, si trova un abisso di 500 metri di cime e ponti. È lungo 100 metri e largo appena un metro. Da qui si apre uno dei migliori panorami sulle Alpi svizzere. Royal Gorge Bridge, Stati Uniti. Il ponte che attraversa la Royal Gorge in Colorado è considerato il ponte più pericoloso e strabiliante degli Stati Uniti. È uno dei pochi al mondo costruito sin dall'inizio per fini turistici. È stato inaugurato nel 1929. Da quasi 100 anni qui giungono turisti curiosi per ammirare la vista panoramica. Sotto vi passa il fiume Arkansas. Per gli amanti dei divertimenti estremi, la particolarità principale è la sua altezza, nonché la sua resistenza al vento. Le dimensioni sono davvero imponenti. La gola è separata da quasi 300 metri e la lunghezza del ponte è di 380. Il ponte sospeso Kusanin, Pakistan. Ampi spazi tra le traverse, pericolosi dondolii da una parte all'altra. Questo ponte è davvero considerato uno dei più paurosi del mondo. Serviva ad attraversare il fiume Gunzi. Il ponte attuale è il secondo. In questi luoghi il tempo è ventilato, per questo il primo ponte, piuttosto fragile, è stato completamente distrutto.
I suoi resti si possono vedere vicino al ponte attuale, aumentando il fervore dei turisti. Il ponte di vetro di Zhangjiajie, Cina. Nell'agosto del 2016, nella provincia cinese di Hunan, è stato aperto ai visitatori il ponte di vetro più alto e lungo del mondo, lungo 430 metri e largo 6. Unisce due montagne a un'altezza di circa 300 metri, nel parco nazionale di Zhangjiajie, dove è stato girato il film Avatar. È formato per metà da 99 piastre trasparenti, fatte di vetro a tre strati. Subito dopo l'inaugurazione è stato chiuso per manutenzione. Sul ponte possono salire 600 persone contemporaneamente, per questo vengono fatte passare a gruppi. L'ora d'ingresso viene stabilita al momento della prenotazione del biglietto. Il ponte sospeso del Trift, Svizzera. Nel cantone di Berna, nella parte centrale della Svizzera, si trova il ponte sospeso più lungo d'Europa, 170 metri per uno. È stato costruito da un'azienda energetica per condurre lavori idrici ed elettrici di montaggio nei pressi del ghiacciaio. Nell'estate 2009 è stato modernizzato, con lavori di ristrutturazione durati 6 settimane. Ha riaperto il 12 giugno di quell'anno. Quando c'è bel tempo, da questo ponte si apre una splendida vista sulle Alpi svizzere. Purtroppo non fu così il giorno dell'inaugurazione, quando ci fu una forte tempesta di neve. Ma gli architetti svizzeri affermano che il ponte è estremamente sicuro. Può reggere fino a 500 tonnellate di neve e folate di vento fino a 200 km orari. Il ponte è Shimaoashi, Giappone. È un ponte di cemento per auto che collega tra loro le isole giapponesi di Mezue e Sakai Minato. È lungo quasi 2 km e largo poco più di 11 metri. Tutto ciò rende Shimaoashi il ponte di cemento più grande del paese e il terzo al mondo. I grandi ponti di solito non vengono costruiti solo con cemento, ma anche con strutture metalliche. Ma questo ponte è diventato famoso anche per un altro motivo, ossia perché la Daihatsu Motor ha girato qui una pubblicità per una sua nuova auto. Questo video è stato girato in modo tale che lo spettatore avesse l'impressione che attraversare il ponte sia come arrampicarsi su un muro verticale. E in effetti, guardandolo da lontano, attraversarlo sembra un'idea folle. In realtà, Shimaoashi è molto sicuro. Il punto è l'angolo dal quale lo osservate. La pendenza non è così elevata. In ogni caso, resta un luogo molto epico. Amici, quale ponte vi ha stupito di più? Scrivetelo nei commenti. Per oggi è tutto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e a presto. Ci aspettano tante altre cose interessanti.